Sì, cacca, sì, papà, sì. Allora, chiama le profumerie. Allora, aspetta, prima ringraziamo quelli che sono venuti ieri sera. Ieri sera era martedì 20. Adesso non so quando metteremo online questo video, però ieri sera abbiamo fatto questo evento per raccogliere dei fondi. 351 e l'autografo anch'io che ho scritto un paio di canzoni. 400 per l'uomo che ci prova tutta la sera. Per la Romagna, che è stata colpita recentemente da un'alluvione devastante. Sono venute tantissime persone, abbiamo raccolto quasi 30.000 euro che verranno utilizzate per aiutare queste persone dove Grazie. c'è. Quindi grazie veramente di cuore a tutte le persone che sono venute, perché sono venute anche tante persone che seguono il canale, oltre alle persone che Sì. seguono lo Zoo di 105. E quindi vi ringraziamo. Oh, scemi Adesso cercheremo di ripigliarci dalla serata perché siamo abbastanza di merda! Sì, stanchini, diciamo che sfondarci a merda di martedì sera forse non è stata una grandissima eh. Allora, idea. ieri sera ho mangiato il parmigiano più buono del Ehi! mondo. Fresco. Ehi, Reggiano. Quindi è il È Reggiano. il Reggiano. Reggiano. Allora, A ieri sera. Parma fanno il Forse parmigiano. devo mangiarti al tuo matrimonio, il Reggiano lì. Perché era Reggio. Perché è la stessa collina. Poi era quello delle macchie Reggiano. rosse, cioè. Prosciutto crudo, ragazzi. Sì. Una roba. Una Immaginate. Penso. fettina. No, non potete capire, ragazzi. Dove abbiamo. Ma Come si chiama perché il il posto? tortello di zucca? No, a fine serata sono andato in cucina e ho detto, ti prego, fammi una vasca e me la porto via. Era finita. È perché lo sa il Come cazzo. si chiamava il Giallo ristorante? Buste. Ristorante. Il ristorante era Agriturismo al Colle, dove c'è la grande quercia a Scandiano. Cioè, Scandiano è un gran Sì, Scandiano, non ragazzi. scherzo un cazzo. La Scandiano. L'Emilia spacca. Io diventerei obeso in Emilia. Io infatti sono diventato obeso in Emilia. Adesso Sì. meno male che ho fatto quel programma in cui sono marcito su Però una è spiaggia. rischiosissimo quel Sì. posto. Infatti ieri sera mi sono ammazzato di salame, cioè ho 40 kg di emorroidi E quel adesso. rosso lì, rosato? No. Quello è l'aspergola vinificato in Ok, rosato. e poi Perché dopo il Lambrusco. è il vino frizzante del luogo. E poi il Lambrusco che Com'è il Lambrusco? ghiacciato. Vabbè, ho fatto Ieri è male. stato Ieri buonissimo. praticamente il proprietario ha preso l'uva, l'ha schiacciata con Ghiacciata le con le mani mani, e ti ha fatto l'ha il messo sul vino. bicchiere. Allora oggi adesso ci ripigliamo, hai capito? Chiamiamo le profumaie che abbiamo bisogno di profumi saccagnati proprio. Questo è l'erbazzone di stamattina. Minchia paura! Panico, 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 paura. Paura! Profumeria, buongiorno. Gianna! Pronto? Sì, Profumeria? pronto. Sei profumaia? Che cosa vuole? Hai profumi, signora, lei? Ho chiamato. Qua va richiamata subito. Richiamata Va subito. richiamata subito per rimetterla in ordine. Cazzo di polpetta al sugo. Polpettaia. Oh, polpetta. Chiamala polpetta. Polpetta. Polpettaia, dai. Polpetta fa ridere adesso. Profumeria, buongiorno. Buongiorno, salve signora, ma lei è Cinzia Polpetta? La profumaia? Che ho chiamato adesso, ma ha buttato giù il telefono. Che ho Ma senta, bisogno. non si sente niente. Ho bisogno di profumi, Polpetta. Che profumi vuole? Mi serviva un profumo per l'estate, per la spiaggia, che non mi faccia sudare, capito? Che mi rimanga poi il profumo pulito. Io sono già una persona molto pulita, quindi cerco un profumo fresco, qualcosa da maschio, proprio che appena arrivo in spiaggia, proprio esplodono i costumi, proprio saltano in aria, tutte le saccagnate. Allora mi ha detto di chiamare Cinzia Polpetta per il profumo. Ma Cinzia Polpetta qua non c'è, mi spiace, Non buongiorno. sei Cinzia Polpetta? Pronto? Richiamala ancora questa. Secondo me ti manda a fanculo. È quello che vogliamo. Tamarri. Profumeria, buongiorno. Signora Cinzia Polpetta, ma senta, io la chiamo, lei mi butta giù il telefono. Io Ma volevo scusi, informare. ma lei cerca una persona che qui non c'è, per cui E allora ho stiamo sbagliando sbagliato. Ma numero. se non è Cinzia Polpetta, lei comunque i profumi ce li ha. E va bene, cioè come c'erano tutti quanti. Senta, Senta, io sto servendo una cliente, mi ce dica. l'ha il profumo saccagnato di The Sfordor? No, non ce l'ho. Te lo calo, ce l'hai? Che No, è un no, no, profumo. nemmeno. Ti sputo? Mai sentito, mi Sono spiace. profumi che stanno andando forte. Qual è l'altro poi? Zambata di toro. Zambata di toro, ce l'hai? Mai conosciuto. Mamma mia, ti giuro, sei Gianluca. talmente simpatica proprio che. Proprio. Buongiorno, Eh sì. buongiorno. Scusa. Magna. Buongiorno. Tamarri. Leprotta. Pronto? Sebastiana Lepre? Pronto?
Pronto? C'è la profumaia, quella che... Sento bordello. Sono Massimi di Quarto, ho chiamato per un profumo. Quale profumo? Fatto mettere via per mio zio, Cisco. Mio zio... Ma chi è, scusi? Io sono il nipote di Cisco, quello che puzza un po' di capra. Siccome mio zio ha detto che prende profumo da lei, ce lo volevo regalare un'altra confezione, perché ne usa praticamente 100 ml al giorno. E lui c'ha questa disfunzione perché ha fatto il pastore per anni, è rimasto praticamente mezzo tutto stronzo. Ma lui non ha nient'altro da fare? Oh, cretina, sto parlando che devo comprarti il profumo. Che cazzo fai? Cosa? Stai comportandoti? Sono pazzo! Io lo sai che sono pazzo! Oh! Manaia! Quindi cosa faccio? Vengo a prendere il profumo per Cisco, l'hai messo via? Tutta pazza! Oh! Uè! Tamarri! No? Pronto, Gozza? Pronto? No, ho sbagliato il numero. Sei profumaia? Profumi? Vende i profumi, signora? Questo è un negozio, signore. Oh, ma che cazzo fai? Mi devi rispondere quando ti parlo. Senti, no, dicevo, volevo un'informazione su dei profumi, se gli erano arrivati quelli nuovi per l'estate, che io volevo prendere dei profumi proprio per andare in spiaggia, belli freschi. Vedi se c'ha le capalle di Rocco Barocco. Ce l'hai? Abbiamo una profumeria alternativa, quindi non so che cosa ci stesse cercando lei. È Saccagnato? No, non ce l'abbiamo. Saccagnato è... Le capalle di Barocco. Le capalle di Tarocco? E invece farsi furbi gli viene meglio, bravi. Ma che cazzo fai, cogliona? Ma pensa a te. Tamarri. Buongiorno. Parabara anche a te. Non ho capito cosa hai detto, ma va bene. Sono Massimo di Quarto. Sei Cinzia Profumi, quella che vende profumi? No. C'hai profumi? No. Oh, sei un cane da guardia. No, sto cercando un profumo di Barocco. Non ce l'abbiamo. Non avete Barocco? Qualcosa? No. Ma voi avete i profumi di marca? Tipo sì. Dolce Gabriele, quella roba lì? Sì, alcune marche sì. Tipo che marche avete? Perché così controllo. C'è una lista di mio zio Cisco che è in carcere, ma mi ha chiesto dei profumi perché lui lo... Guardi, mi sto lavorando, non posso perdere tempo. Le chiedo scusa, buongiorno. E ti sto chiedendo un profumo che è sciroccata. Perché rispondere al telefono non è lavorare, capito? Mi serve un profumo. Guarda che Cisco si incazza. Tamarri. Buongiorno, sono Raffaella. Ciao Raffaella, tutto a posto? Sono Massimo di Quarto, ti piace la voce squillante. Ci avete profumi voi? Sì. Allora, c'ho una lista che mi ha fatto mio zio che è in carcere per vedere se gli devo trovare i profumi che gli devo portare, perché lui è un po' la puttanella del carcere, lo violentano tutti quanti, allora si devono profumare la schiena. Allora, ce l'avete Dolce Gabbana? Sì, quale? Non lo so, lui mi ha detto Frescoano. Allora, Dolce Gabbana ce ne sono vari tipi, magari se vuole prima chiederli, perché adesso sto servendo un cliente. Se mi vuole richiamare tra 5 minuti le dico tutto. Profumeria imballate stamattina, chiunque chiama. Va bene, stamattina ti viene male. È la giornata della puzza, perché si vede che si è alzata la temperatura. Va bene, ci sentiamo dopo. Ciao sorella, vedi che proprio te ne frega un cazzo dei soldi. Tamarri. Buongiorno, sono Chiara. Dai, pronto? Pronto? Ciao, sono Giovannino, ciao. Senti, ho chiamato la profumeria perché sto cercando un profumo in particolare. Volevo chiedere se ce l'avessi. Dimmi quale. Gorillo Fresh, che penso che sia di Dolce Gabbana. Non lo trattiamo, mi spiace. Tutto top? No. Saccagnato? Perché mi hanno detto che... perché questi li usavo, no? Li avevo comprati. Se vuoi vedere tutte le nostre prodotti puoi andare sul sito. Dove devo andare? Sul sito? Sul sito. Ma se invece vengo in negozio li posso provare tutti per sentire? Ma non li ho questi. Non li hai? Qual è quello che sta andando di più? Ne volevo uno, signorina, ne volevo uno per andare in spiaggia quest'estate, super top. Lei cosa mi può consigliare? Ma allora, se passa in negozio sicuramente li può sentire, abbiamo delle fragranze sicuramente adatte. Ah, benissimo. Ti dilagno non ce l'ha?
Come? Tì di lanio. Che no. È una confezione, diciamo, a forma di missile. Appunta. No, con non lo trattiamo, mi neanche, spiace. Neanche aria di puma? Guardi, le chiedo questa cortesia. Se vuole va sul sito e vede tutti i nostri prodotti. Se poi vuole passare in negozio, se non c'ho voglia, se non c'ho voglia di andare nel sito, cosa devo fare? Non capito, stare tutto il giorno così su internet a chiamare le persone, non capito. Ma che cazzo di risposta mi stai dando? Minchia. Tamarri. Già che non rispondo. Buongiorno, sono Laura. Pronto? Sì. Salve signora, senta, stiamo cercando un profumo. Dica. Manata ce l'ha lei? Chi? Manata, che è un profumo sia da donna che da uomo. No. Manata, perché ci hanno detto che c'è il profumo, quello che sta andando quest'estate, fortissimo. Cioè, o è saccagnato o aria di puma. Non lo so, non ce l'abbiamo. Non ce l'ha, eh. vabbè. Mi piace. Lo so. Mia, che voce... Saccagnata proprio. Senti, che facciamo? E non c'è, quindi. Ah, va bene. Direi nulla. Va bene, niente. Sei stata molto gentile. A voi. Volendo. Oh, non ho finito di parlare. Gozzaia. Pronto? Tamarri. Profumeria. Buongiorno, sono Carmen. Ciao Carmen, sono Massimi di Quarto. Sì. Non ti ha lasciato un profumo per me, un certo Cisco? Che devo venire a ritirare. La titante di Terrone. Ma Cisco a me non mi ha lasciato niente. Non è passato un signore maleodorante, anche perché non è che lui ne usa tanti, se lo ricorda subito che c'è un odore pungente tipo bovino, una roba brutta. Oh. Se lo sarebbe ricordato. A me nessuno mi ha lasciato nessun profumo. No, non è che lasciava il profumo, arrivava, mi pagava il profumo e poi venivo a ritirarlo. Quindi non è ancora passato sto Cisco, signor coi baffi. No, nessuno è passato, ha pagato, niente. Niente e ha lasciato, niente. Ah, ho capito. Comunque ce l'avete voi, okay. Puzzo di puma? Puma? Puma, puzzo di puma, proprio è forte. No, puma noi non ce l'abbiamo. No, è poppo fresh. Perché c'ho sto elenco qua, io devo capire, perché devo passare, se no non esco neanche di casa, sono 40 gradi fuori. No, Timeno di Gabbana? Timeno, cioè è un profumo a forma, cioè una mano davanti, tipo lo schiaffo frontale. No, non ce l'ho. Tutto bestia, che è fatto di peli. Cioè la confezione pelosa, tipo pellicciotto. Gorilla. Tutto gorilla. No, non ce l'ho. Cosa? Se vuoi, c'ho Dior, c'ho Chanel, c'ho Armani, tutti quelli lì. Ah, armadio, puzza d'armadio, ok. Allora, mi tieni via un puzza d'armadio? Scusa? No, ti sento malissimo, eh. Mi tieni via un puzza d'armadio? Un puzzo d'armadio? Tu hai detto che c'è l'armadio? Armani! Ah, Armani, quello che fa i coltelli! Sì, ok, va bene, allora facciamo così. Passi in negozio io, dai, che così almeno me li spruzzo. Va bene, è meglio. Grazie, arrivederci. Figurati che è il problema. Ciao! Puzzo di armadio. Non c'è malata. Quanto siamo coglioni. Oddio. Oddio. Minchia paura. Panico, 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 paura. Oh, come on. Paura. Tamarri.